Yo, bella regà, oggi è domenica, quindi questo significa match day, però io non giocherò perché raga sono stato espulso, come avete visto nello scorso video. Ho dato una giornata, quindi salterò solo questa partita e poi sarò di nuovo in campo. Oggi giocheremo contro la Casnatese che l'anno scorso non siamo riusciti a batterli, ma questa bisogna vincerla assolutamente e ovviamente io sarò fuori ad aiutare la squadra. Siamo qui da importanti oggi, la squadra ci ha rotto i coglioni dell'anno scorso, se vi ricordate. Stavolta non dobbiamo lasciare punti, dobbiamo essere bravi a stare corti, aiutarsi, parlare, non dobbiamo sbagliare niente. Dobbiamo essere cattivi là davanti quando il capito di là dentro. Oggi parte, bianchi in porta. Due, l'ultimo è tutto non la Davide, 4 Vici, 5 Castelli, 6 Ferretti, 7 Pistoni, 8 di Mina, 9 Vela, 10 Massaro, 11 Perini. Dai raga che è importante, Sì, oggi sarò io a commentare questa bellissima partita tra Real Sanfermo e Casnatese. Un saluto da Fallu e oggi commenteremo insieme quindi questo bellissimo match. Ok, Rizzo che stacca di testa, palla che arriva a Diego che appoggia a Tia che la riappoggia a Diego con questo bellissimo tacco. Diego in mezzo all'area che appoggia per il Lille ma il difensore chiude. Palla che favorisce il centrocampista che la gioca per l'attaccante che allarga per il loro esterno. Attenzione, corrono Micci e il loro esterno ma Micci con la punta del piede butta in calcio d'angolo. Calcio d'angolo quindi per la Casnatese che butta in mezzo questa palla ma Massa stacca e Lille allunga di tacco. Quindi Caste che gioca largo e lungo per Pisto. Lungo, Pisto, 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 butta in mezzo alla palla di prima. Attenzione, Lille, parte il tiro! Ma il difensore diventa in calcio d'angolo ma l'arbitro dice di no. Pisto, Pisto! Buono! Massa che l'allunga per Pisto, Pisto, Pisto. Attenzione Pisto, doppio passo di Pisto, balla sul pallone. Crossa, palla che arriva leggermente in Diego. Diego finta e va sul fondo. Diego se l'allunga. Diego, ma il 7 chiude e butta la palla in rimessa laterale. Quindi loro che attaccano con questo rimpallo favorisce il 9 che la butta in mezzo. Micci esce, ma il rimpallo favorisce loro. L'11 che l'allunga per l'esterno. Attenzione, l'esterno che tira, palla debole raso terra. Umbi controlla. Quindi loro che attaccano ancora con questa palla, possibile fuorigioco, però lui la gioca all'esterno. Umbi esce! Umbi esce! Umbi esce! Potrebbe essere rigore, ragazzi. Ditemi voi se è rigore. Non lo so, a me sembrava di sì, però l'arbitro non ha fischiato. E quindi palla che intanto finisce sul fondo con questo tiro del 9. Umbi la gioca giù per Massa. Massa per Luke che lancia lungo ma lunghissimo, però Tia ci crede, Tia la lunga con la punta, scarta il portiere e quindi 1-0 del Real Sanfermo, palla molto lunga di Luke, però Tia ci crede, salta, suola e gol. 1-0 Real Sanfermo, quindi provano a rendersi pericolosi ma Massa intercetta, ancora palla per Pisto che corre sulla fascia destra, galoppa Pisto, finta, finta ancora, prova palla ma che finisce sul fondo. Tia, intanto Tia che se ne va via in mezzo a tre, Tia, quindi Diego che prova ad avanzare, la butta in mezzo, palla corta, il difensore spazza, Casse con un fallo non ci arriva sul pallone e Micci la butta su, attenzione, Rizzo si fa intercettare palla ma Dave chiude col tacco laterale. Palla ancora per loro che tirano con questo bellissimo tiro al volo e Umbi sfoggia una bellissima parata. Attenzione, calcio d'angolo per loro, il solito Massa che la butta fuori. Attenzione, il tiro loro, Massa che respinge, prova questo tiro. Oh! Grandissimo volo di Umberto, ragazzi, bellissimo volo, palla che nessuno si aspettava, ma che comunque Umberto molto attento ci arriva. Loro che attaccano ancora, Micci che liscia, loro che con il numero 11 non arrivano al gol, è incredibile. Intanto questa punizione da parte di Pisto in mezzo, palla che arriva loro, carambola però verso il portiere che con calma la fa sua. Quindi Pisto che la butta in mezzo, che la passa a Diego che non ci arriva, quindi Diego ancora,
Diego che salta l'uomo, va in mezzo Diego, Diego la dà corta, magari qua fallo. Ragazzi, onestamente, essendo in tribuna, qua si è sentito tantissimo il tocco. L'arbitro che infischia, cioè non fischia, non si sa come, ma non fischia questo calcio di rigore. Però fa niente. Continuiamo a attaccare con Caste che prova questa punizione. Molto concentrato, la dà dentro, palla, attenzione che sfila e arriva al portiere, ancora nessuno che attacca la palla, quindi loro provano questa azione. Bel tunnel, palla che arriva al 9, che allarga verso il 7, che tira. Ragazzi, gol del numero 7 e Casnatese quindi che riporta il risultato in parità sull'1-1. Bella azione loro. Qua eravamo ancora un po' tutti in attacco, squadra che non era tornata completamente, infatti abbiamo subito gol. Davide che passa la palla a Rizzo, Rizzo che appoggia per il Lille che scende dall'attacco, che passa la palla a Davide, Davide la ripassa ancora a Lille, attenzione, Lille il tiro! Palla che finisce fuori, bel tiro, il portiere era però sulla traiettoria. Bro, a me piace un botto. Massa che sistema palla per battere questo calcio di punizione. Intanto Massa al tiro, palla che però è bassa perché lui scivola, però favorisce Rizzo, Rizzo che passa a Tia, Tia che perde palla, loro che ripartono in contropiede, sì, che palla arriva al numero 9, il numero 9 la smista per l'esterno, che corre, corre, corre sulla fascia, l'esterno, il tiro! Palla che finisce Misa, te alta e l'avessi fuori, detto. brutto Bro, meno tiro da male che parte non sua, intanto punizione per noi, Caste che sta. butta la palla in Simone, sono mezzo, cambi per. palla che sfila e spiega. Non arriva nessuno. Davide Bravo! intanto qui bellissima chiusura da parte sua e Real Sanfermo che attacca ancora con Diego, 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 Diego che passa la palla per Pisto, ma brutta palla, molto corta. Peccato. E finisce qui il primo tempo. Inizia qui il secondo tempo tra Real Sanfermo e Casnatese, con la Real Sanfermo che prova a far girare palla. Intanto Massa recupera palla. Arbitro che dice che non è fallo. Massa che prova da solo. Tunnel palla che favorisce Pisto, che la butta in mezzo. Tia che fa la sponda, però non c'è nessuno. Infatti loro 10 rinvia, ma molto impreciso. Infatti palla che arriva Davide, che controlla. Finta sul lotto. Incredibile, Davide. Davide, Davide. Altra finta. Palla di destro per Diego, che appoggia per il Lille, Lille che la riappoggia per il Diego, Diego, Diego che non ci arriva, palla un po' lunga. Tia che fa un bellissimo lancio per Pisto, Pisto, Pisto aggancia palla, Pisto va sul fondo, Pisto, 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 cross in mezzo ma il difensore la butta via, quindi c'è dall'altra parte Massa che passa Tia, Tia però si fa respingere la palla, Luke tira, attenzione, palla che rimane lì, lì, il Lille cade e questo qua ragazzi è un super rigore preso da Lille che si prende la responsabilità e vuole calciarlo, infatti lo calcia, segna e viene a esultare sotto la curva con il cuoricino per noi ovviamente. Quindi adesso ripartiamo noi con questa palla sventata da Mitch. Attenzione, Massa che passa la palla per Tia. Tia, Tia, Tia. Attenzione, Tia rientra, passa la palla per Pisto che prova di sinistro, palla però lenta. Quindi loro che attaccano con questa palla, il loro numero 18 tira, palla che però è molto lenta, infatti un bipara. Quindi ripartenza per il Real Sanfermo da parte di Tia che viene fermato irregolarmente. Tia stufo di queste cose perché gli tirano continuamente la maglia. Infatti qui giallo per il loro difensore. Quindi Diego che attacca il portiere. Attenzione! Non ci arriva ma buon lavoro. Infatti palla che finisce rimessa laterale. Intanto Massa di prima passa la palla per Pisto. Pisto dietro ancora per Massa. Massa al tiro! Centrale il portiere in due tempi la fa sua. Attenzione Rizzo. Rizzo subisce un altro bruttissimo fallo. Ragazzi, partita che a me obiettivamente sembra molto cattiva da parte loro. Non vanno bene queste cose, no. Quindi loro che continuano ad attaccare, provano un tiro che però finisce a mezzo, diventa un cross. Attenzione, Luke che ferma molto regolare. Ora raga, prendo il posto di Fallu io. Che
che ha avuto dei problemi. E qua c'è ancora la Casnatese che attacca sul lato di sinistra, palla in mezzo, e c'è il 2-2 della Casnatese. Ma che gol rocambolesco, ragazzi, con questo tiro da parte dell'esterno parato da Umbi, la palla rimane lì e il loro attaccante butta in porta, facile facile. Quindi si riparte dal 2-2, ora la Casnatese ci crede con questo lancio lungo. Cast interviene sul pallone, ma l'arbitro dice che è fallo e si prende pure il cartellino giallo. Qui punizione per la Casnatese che prova il tiro al 20. Sfila tutta l'area, mamma mia che pericolo. Ancora Casnatese che ci prova. Calcio d'angolo battuto dal loro 10. Troppo lungo. Mamma mia come rischia adesso il Real San Fermo. Qui cambio, esce Diego, entra Di Cerbo. Qua Tia, palla per Dice. Ancora dice che la rimette in mezzo. Tia non ci arriva. Arriva Pesto, prova il tiro al volo. Prende male il pallone ed esce. Peccato perché era una bella occasione. Ancora Pisto sull'esterno. Ancora Pisto, Pisto. Vede Lille libero. Lille entra in area. La mette in mezzo. Il loro difensore intercetta. Mamma mia che partita. Casnatese in avanti che subisce questo fallo. Il loro centrocampista. Ottima punizione per la squadra ospite da una buona posizione. E andrà il 20. Prova il 20, prova il tiro. Che gol! 3-2 Casnatese, rimonta completata. Ma guardate qua, che gol. Mamma mia. Tiro centrale era sulla destra, la barriera va sulla destra, non c'è il tiro. E tu ti metti dall'altra parte. Bro, la barriera saltava lo stesso. No, bro, ha sbagliato. E ragazzi, ora per il Real San Fermo è veramente dura, perché comunque la Casnatese in vantaggio 3-2, manca veramente pochissimo. Ed è ancora in avanti la Casnatese, qua recupera Massa, senza fallo, riparte, palla per Tia che cerca l'1-2 con Massa, ma intercetta il loro numero 2 che la mette in mezzo. Ancora il loro numero 10, tiro, ma Umbi stavolta c'è e para. Ancora Tia che con questo passaggio si fa male al ginocchio, che aveva già un piccolo problemino, e infatti qua è a terra e il mister cambierà appunto Tia e metterà dentro Abu, che è molto fresco, speriamo riesca a fare qualcosa di buono per aiutare la squadra. Qua Riz recupera palla, ancora Riz che viene steso giù, ha preso tanti di quei calcioni, infatti qua si arrabbia, però alla fine non è successo niente di che. Qui raga si è spenta anche la telecamera perché era scarica, però manca davvero poco. Punizione per il Real San Fermo che prova a crederci. E qua l'arbitro non so cosa stia scrivendo. Punizione che andrà a battere Caste da comunque dal centrocampo, quindi è una punizione un po' comunque lontana. Batte, palla in mezzo, arriva Dice che prova il tiro Massa. Non è vero, non è vero, sfiora il 3-3 Massa e qua il portiere cade fuori dal campo, si fa male. Ma che occasione a fine partita. Mamma mia, qui Casnatese, ultima punizione, palla in mezzo, Umbi prende, facile facile, cerca di far ripartire la squadra, ancora Real San Fermo. Massa qua cerca di intercettare pallone, nostra, l'arbitro dice di no, qui Massa si arrabbia, cartellino rosso per Massa e ragazzi, finisce così la partita, 3-2 Casnatese, mamma mia. E niente raga, la partita è finita 3-2 per la Casnatese. Peccato, peccato. E comunque da fuori ho visto che eravamo un po' in difficoltà, perché comunque c'erano tante assenze per infortuni e espulsioni. Però dopo questa sconfitta dobbiamo rialzarci subito, perché la prossima partita è la più importante, perché giocheremo contro la prima in classifica, noi siamo secondi. Niente, ci dobbiamo allenare bene al massimo e arrivare con la testa giusta. Quindi niente, se vi è piaciuto il video mettete like, commentate, iscrivetevi, seguitemi su Instagram per tutte le novità e niente, ci vediamo al prossimo video, bella!